Ha ragione lui, Fusaro. Grazie. Io parto dal presupposto che nella Val Susa c'è una comunità resistente che compattamente si oppone alla follia ad alta velocità. Ora, vi pare normale che in nome di Bruxelles o di altre realtà si decida di far passare lì un treno ad alta velocità facendo finta che non vi sia una comunità che dice no? Per cui o si ascolta la democrazia, certo, di questa comunità resistente. Oggi la democrazia nel mondo globalizzato esiste. Io non l'ho interrotta, mi scusi. No, capisco che vi scomponete sempre voi del PD per servire al meglio i signori del capitale. Guardi, però scusatemi, guardi. Io o lei ritira quello che ha detto oppure ci vediamo da un'altra parte. Io non devo servire nessuno, è chiaro. Io sto semplicemente interloquendo su un tema. Io non servo nessun signore, ho un'opinione diversa dalla sua e non mi permetto di dire chi serve lei, chiaro? Ha ragione. Lei è qui per le sue opinioni politiche, non è qui in nome e per conto di nessun altro. Ritiro subito, allora sono io che servo i signori del capitale. No, io non mi permetto di dirlo, Fusaro, e lei non si deve permettere, chiaro? Io rappresento la mia comunità in Parlamento, eletta in Parlamento. Il Partito Democratico ha fatto mestiere. L'interesse del capitale. Ma ancora, insiste. Il Partito Democratico è un partito politico che si presenta alle elezioni con un programma e cerca di portarlo avanti. Sì, lei fa un altro mestiere. Legittimamente esprime un'opinione, ma lei Non può dare un'opinione, dipende da servire il capitale. Fusaro, che c'è un argomento. Devo andare in pubblicità, quando torno le do la parola dopo che avete chiarito con la Scani. Pubblicità.